Buongiorno amiche, benvenute in un nuovo vlog. Allora, oggi l'ho detto giusto, ho detto vlog e non ho detto blog, perché di solito mi sbaglio sempre. Guardate qui che tempo brutto. Siamo già andati a fare colazione, però confido che la giornata si vada a rischiarare, almeno lo spero. Se no, abbiamo già deciso di andare a fare una bella gita ad Albenga. From my window, sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day. Marathon, KG saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Oh, yeah. Shut the lights, go infrared. Siamo arrivati ad Albenga. È veramente una bella cittadina. Non so se avete visto qualche ripresa che ho fatto. Una città davvero storica, molto molto carina. Il tempo però, ragazze, è bruttissimo e con mio marito stavamo dicendo che praticamente abbiamo preso i lettini e l'ombrellone per tutta la settimana. Non abbiamo speso molto perché per tutta la settimana, 6 giorni, 100 euro, però diciamo che 100 euro proprio buttate via. Speriamo da domani di incominciare a vedere la spiaggia e il mare. Ci aggiorniamo dopo. Entrati al monolocale e portiamo fuori la Milù, visto che per la spiaggia non c'è speranza. Diciamo che adesso la Milù è quella che ci sta guadagnando di più, perché col fatto che non scendiamo in spiaggia portiamo il cane a fare tante belle passeggiate, quindi diciamo che oggi in questo periodo la Milù è quella che sta meglio di tutti. Allora amiche, io ci provo a non farvi video pulizia in questo periodo, però ripeto, la giornata è brutta e quindi faccio qualche pezzettino di riordino, così tanto per non perdere il vizio, no ragazze? So già che mi sgriderete, comunque almeno faccio passare un po' il tempo, perché la gita l'abbiamo già fatta e siamo anche rientrati perché c'erano dei nuvoloni che non vi dico. E la Milù l'abbiamo portata, sono neanche le 11, da mangiare poi ho tutto perché sono andata all'esse lunga, quindi farò mozzarella e pomodoro perché poi quelle lì sono cose da consumare, appunto. Show me what it's like to be circling among the clouds. Because without you by my side, I would be stuck here on the ground. You're lighting up the way, I can see the road ahead of me. I won't be stumbling in the dark. Your eyes are shining like the stars. I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day, and I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Can take me high. I can see the sun staring at you when you make that smile.
I'm moving closer to you now. I can't get close enough somehow. And I was down until you saved me, until you set me free. My eyes were closed, now I see clear as day. And I just wanted to say that you can take me high. Feels like I can fly. Allora ragazze, ho finito di fare le pulizie al monolocale perché sinceramente questa mattinata non finisce mai più. Sono le 11:15 e in preda alla disperazione dove stiamo andando? All'Eurospin. Perché sinceramente ci vado qualche volta quando vado da mia suocera che ce l'ha sotto casa, però qui ce n'è uno veramente grande e volevo andarlo un po' a curiosare, a vedere un pochino i prodotti. Intanto facciamo venire l'ora del pranzo perché la mattinata, come vi stavo dicendo, non passa più. Ragazze, sto scendendo in spiaggia, ci riprovo. È l'una, è uscito il sole. Mio marito invece è rimasto su a riposarsi un'oretta, poi ha detto che gli telefono se si può stare, scende, e se no, no. Io comunque ci voglio riprovare, ragazze. E diciamo che questa vacanza, dico la verità, sta diventando un incubo per quanto riguarda il mare. Per tutto il resto tutto bene, perché comunque ci stiamo facendo dei giri. Però per quanto riguarda la spiaggia, ragazze, mai più prenoterò la prima settimana di giugno.